Amici di Fischio Finale, ben ritrovati con la prima parte. Come avete ascoltato nei titoli di apertura di questa trasmissione, una trasmissione davvero ricca questa sera. Abbiamo come sempre ospiti importanti che vanno ad arricchire dal punto di vista degli argomenti questa puntata e questo format televisivo che come sempre è molto seguito da voi e di questo vi ringraziamo assieme all'amico Carmelo Locurto. Grandi numeri, l'ultima puntata ha fatto registrare oltre 4.000 visualizzazioni e dunque significativo del fatto che certamente vi siete affezionati come ogni martedì a questo format sportivo di Fischio Finale. Allora, ancora grazie. Apriamo dunque presentando i nostri ospiti con l'aiuto della camera accanto a me, l'amico di sempre, l'amico di questo lunghissimo viaggio, Carmelo Locurto. Ciao Carmelo. Buonasera a tutti. Buonasera popolo di Fischio Finale, siamo qui per raccontarvi quest'altra domenica. quattro vicende calcistiche e anche sportive. E anche sportive. Analizzeremo nel dettaglio poi la sconfitta dei biancoscudati che ha fatto certamente parlare in pochissime ore. Poi accanto a Carmelo ci è venuto a trovare il centrocampista della Nissa, Mattias Ferraro. Ciao Mattias. Buonasera. Mattias, anche tu segui questa trasmissione, che giudizio dai a Fischio Finale? Ogni tanto la seguo, non è Quando puoi? Quando posso, sì, No, la quando ho un po' di segue tempo. quando vince, quando Ah, vince la quando si lista. perde la seguo un po' meno, Sì. E poi accanto a Mattias, un amico che sta davvero facendo molto bene attraverso la pagina ufficiale che è nata da qualche mese, il giornalista e il caporedattore della IEM Calcio Caltanissetta, Sebastiano Borsellino. Ciao Ciao Sebastiano. Vincenzo, buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'invito, grazie anche per le belle parole che hai appena speso sul mio conto. E devo dire, voce ufficiale da qualche mese anche del Canicattì Calcio, racconta ogni domenica le vicende calcistiche in casa biancorossa. Bene, entriamo nel vivo della puntata, andiamo, caro Carmelo, a leggere quelli che sono i risultati della 25esima giornata. Apriamo con il campionato di Eccellenza, Licata Folgore 0-1, Castelbuono Mussomeli 2-1, Atletico Campofranco Paceco 2-2, Dattilo Parmonval 4-0, Troina, Profavara 0-1, Alca Monissa 1-0, Riviera Marmi, Marsala 3-0, Mazara, Terranova Gela 9-0. Vediamo anche la classifica: Troina al comando con 50 punti, segue il Paceco a 49, Folgore 47, Riviera Marmi 45, Alcamo 39, Castelbuono e Dattilo 36, Nissa 35, Parmonvale, Licata e Mazara 33, Mussomeli 30, Atletico Campofranco e Profavara 27, Marsala 16 e Terranova Gela con 8 punti. Io direi a questo punto, prima di entrare nel vivo della puntata, di aprire subito con il servizio di Alcamo Nissa, realizzato dai colleghi di Video Sicilia News. Abbiamo anche le interviste all'interno e poi ovviamente andremo a sviluppare questa partita. Vediamo quindi il contributo. Torna la vittoria al Catella, l'Alba Alcamo, una vittoria con la Nissa per 1-0 e i bianconeri si piazzano così al quinto posto in classifica. La rete vincente di Manfre all'ottavo minuto del primo tempo in una partita molto difficile che i bianconeri hanno portato a casa. Al di là del gol, oggi era importante vincere, abbiamo vinto e questo per noi era fondamentale. Era una partita difficile, lo sapevamo. La Nissa è una squadra comunque maschia che ha un'ottima identità di gioco, però poi alla fine siamo stati bravi a soffrire, a portare a casa questi 3 punti che per noi sono fondamentali. E anche a fare soffrire i tifosi che comunque alla fine hanno agito di più quando abbiamo portato i 3 punti a casa. E loro sono stati bravi a mettere la palla in rete, poi hanno fatto una bella azione, sono partiti forti il primo tempo. Dopo, diciamo, hanno cercato di amministrare la gara. Io ho cercato di cambiarla, poi ci siamo messi con un 4-3-3, ho messo più forze fresche e offensive, però non siamo riusciti a trovare il pareggio, anche se devo dire che forse il primo tempo ci sia stato anche un tocco di mano in aria, potrebbe anche starci un calcio di rigore.
al comando della classifica il Troina, adesso sempre con 50 punti, seguito dal Paceco a 49, poi la Folgore Castelvetrano con 47, squadra che l'Alcamo incontrerà nel prossimo turno a Castelvetrano. Quindi la Riviera 45 e l'Alcamo a 39. Tornando alla partita Alcamo-Nissa, gli ammoniti sono stati Calaiò per i bianconeri, Caruso, Ballocchini e Costanzo per invece la Nissa. Gli angoli 2-1 per la Nissa, ha arbitrato il signor Ricchieri di Palermo. È stata una vittoria di grande sofferenza contro una signora squadra. I ragazzi oggi sono stato costretto per forza a far giocare De Micheli e Pirrone sin dall'inizio perché volevo gestirli, però in questo momento non è che abbiamo grande qualità soprattutto là davanti, però i ragazzi hanno dato tutto, hanno dato l'anima, quindi questa squadra ha dimostrato che avendo tutti a disposizione se la può giocare con tutti. Se ho tutti a disposizione e allora ho l'ultima o la prima, so che posso giocarmi con tutti. Il discorso diventa quando hai già diversi uomini che regali all'avversario, cioè, oggi alla fine c'era Picone con tutta la buona volontà, era stremata perché ha fatto reparto da solo, quindi non è che siamo in tanti là davanti. In questo momento devo dire grazie a tutti anche per poco che hanno dato, ma devo dire grazie a tutti. Bene, ritorniamo in studio, abbiamo visto le immagini, abbiamo visto il gol, insomma Carmelo, una Nissa che si aspettava una continuità rispetto... Non abbiamo visto la Nissa. Non abbiamo esatto detto bene, appunto questo stavo dicendo, bisognava dare continuità rispetto alla vittoria, la brillante prestazione di due domeniche fa contro il Licata, invece i biancoscudati sono un po' mancati, l'Alcamo non aveva fatto vedere grandi cose, però ha portato a casa i tre punti. Io ti devo dire che francamente rispetto all'andata ho visto un Alcamo, diciamo paradossalmente, anche se vincente, sottotono, non è che mi abbia impressionato più di tanto l'Alcamo, però purtroppo la Nissa non è riuscita a ripetere come intensità, come ritmo anche, no? La prestazione della domenica precedente contro il Licata, una prestazione che era stata sicuramente maiuscola. E tutto questo evidentemente ha fatto sì che la Nissa disputasse una prestazione molto scialba, purtroppo. Una prestazione scialba che poi si è tradotta in una in pochissime, infatti con Mattias stavamo parlando di questo, cioè Mattias si contavano sulle dita di una mano, due o tre occasioni in 90 minuti, cioè. E poi secondo me non c'è stato cioè il sangue agli occhi. Io per esempio ho notato quando Messina ha segnato il primo gol con il Licata, cioè era incazzato, era incavolato, incavolato nero, capito? Sì. Invece non lo so, per carità, io non è che qua noi vogliamo qua crocifiggere i nostri giocatori della Nissa. Però... Certo che però i dirigenti, c'erano i massimi dirigenti della Nissa in gradinata, sono andati via subito, erano parecchio arrabbiati dalla prestazione. Sì, è evidente che in settimana si analizzerà nel dettaglio, però, sì, Mattias, però è chiaro che... Però scusa, un attimo, concludo. Secondo me qui a questo punto bisogna rivedere il tutto. E dare una bella sforzata. È chiaro che non si può più parlare di playoff, quindi la prova playoff la possiamo tagliare. Depennare, assolutamente. E dobbiamo invece cominciare un attimino a parlare di salvezza diretta. Diretta. Perché? Sì, sì. Perché in effetti mancano questi 5-6 punti per consentire alla Nissa di salvarsi direttamente, di evitare possibili sorprese, perché ci sono squadre come Profavara, Mazzara. Io per esempio parlavo della Profavara la settimana scorsa e dicevo Profavara è una squadra molto ben organizzata, cioè è un paradosso che sia nelle ultime posizioni. E poi cioè la Profavara ha fatto saltare il banco a Troina con un gol di Fanale. Ora bisogna concentrarsi sul Mazzara, ma concentrarsi proprio in modo tale da affrontare il Mazzara con la giusta intensità,
perché il Mazzara state certi che dopo il 9-0 che ha rifilato al Terranova, cioè i resti al Terranova, evidentemente ci crede, quindi verrà a giocarsela qui a Caltanissetta. Non è che troveremo un Mazzara remissivo, quindi è necessario che la Nissa cominci a pensare in maniera diversa e cominci a guardare a questi 5-6 punti da fare da qui alla fine, alle ultime 5 giornate. Per carità, non è un'impresa impossibile, però è un'impresa da realizzare. È il minimo necessario che la Nissa ora deve fare per chiudere questa stagione, che purtroppo ti devo dire che ad un certo punto forse la Nissa è stata anche un po' penalizzata, cioè nella fase in cui è stata ha portato avanti, diciamo così, una serie positiva, sì, no? di diverse partite, cioè diversi pareggi che avrebbero potuto essere vittorie, questo sì, è vero, c'è stato. Però purtroppo la Nissa ha avuto, a mio modo di vedere, un grave limite, che è stato quello dell'attacco. 21 gol fatti sono pochissimi, la Nissa ha il quinto peggior attacco dell'eccellenza. Peraltro, Mattias, immagino che adesso sarai d'accordo all'analisi approfondita e dettagliata di Carmelo Curto, ma se vuoi evidentemente aggiungere qualcosa, però è del tutto evidente che adesso, da qui sino alla fine, ci saranno partite toste, perché verrà il Troina, verrà il Pacheco, sarà la gara di Favara, scusa Carmelo. Ma anche quindi, di Campofranco! Scusa, no, infatti di Campofranco, quindi voglio dire, sono tutte squadre che per un motivo o per un altro devono comunque giocarsi questo campionato, quindi l'atteggiamento evidentemente deve cambiare di questa squadra. Immagino che nello spogliatoio, a parte l'allenatore, a parte il presidente, il direttore sportivo, eccetera, eccetera, vi siete visti tra di voi giocatori? Sì, noi ci siamo visti tra di noi giocatori, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Abbiamo detto che noi dobbiamo tenere continuità per come abbiamo giocato con Delicata. Purtroppo non ci siamo riusciti ad Alcamo, però sappiamo che queste ultime 5 partite che ci sono 5 finali, quindi non c'è niente da dire, cioè non c'è niente da analizzare, sono tutte scuole toste. Come abbiamo dato filo da torcere fuori casa a Troino Pacheco, glielo daremo in casa, perché siamo una squadra che in casa si fa temere. Quindi ci proveremo fino alla fine. Ma non pensi, Mattias, che questa squadra si sia forse un po' troppo cullata del distacco rispetto alle ultime posizioni, quindi del fatto che si poteva tranquillamente raggiungere, si può assolutamente raggiungere, però si poteva raggiungere forse ampiamente prima questa salvezza, quindi inconsciamente questa squadra si è un po' cullata? Sì, certo, questo sicuramente. Noi dovevamo approfittarne in una zona morta del campionato, perché tra gennaio e febbraio si può dire che una zona morta del campionato, dove tu fai più punti e già riesci a capire in quale zona la classifica sei. Dico, a parte la vicenda della 9, è chiaro che poi i sei pareggi consecutivi hanno un po' pesato. Sì, hanno un po' pesato. Certo, con alcune partite con errori arbitrali, un po' di sfortuna, un po' abbiamo messo pure del nostro, però purtroppo sono 6 pareggi, non dobbiamo pensare più a quello che è successo, dobbiamo pensare da ora in avanti. Sebastiano, annuivi ovviamente a quello che si dice. La tua analisi, io probabilmente, giustamente tu sei maggiormente dentro le dinamiche della Nissa, però anche osservandola dall'esterno da viene da pensare che appunto in quella fase lì probabilmente ci sia un po' cullati, perché magari si era in zona playoff, quinto, sesto posto, non pensavi forse neanche minimamente ad essere invischiato in zona salvezza. Tutto sommato adesso la Nissa è tranquilla, non tanto per il distacco quanto perché ci sono diverse squadre in mezzo, però come dicevi tu adesso c'è da rimboccarsi le maniche e lottare, perché nessuno ti regalerà niente e sono 5 squadre quelle che affronterà la Nissa, che chi si deve salvare, chi cerca la promozione hanno obiettivi, quindi partite facili non ce ne sono più, e forse anche un bene, perché comunque la concentrazione automaticamente verrà certamente fuori. Carmelo, abbiamo sentito anche le interviste dei due allenatori, Chico che elogia comunque sia il tecnico Sferrazza, e comunque sia Sferrazza dall'altro risponde con tanta delusione, tanta amarezza. Si aspettava forse una reazione da parte forse dei più grandi, di chi deve dare quella spinta a questa squadra. Però, signori miei, Sferrazza con i giocatori che ha a disposizione ha fatto il massimo. Io gli do un 7,5, ha fatto il massimo. Cioè, signori miei, qua i fallimenti altri sono stati. Secondo me anche lo stesso Alcamo,
con tutti i giocatori di livello. Fina, Di Michele, sì, sì, assolutamente. Amico mio, qua come minimo cioè, l'Alcamo dovrebbe essere secondo o terzo. Quindi cioè, non è la Nissa, secondo me, che ha fallito. È un peccato il fatto che, io infatti questo dicevo con Alessio, parlando così, purtroppo nella Nissa quelli che avrebbero dovuto essere... tra virgolette fare la differenza. Cioè, fare la differenza, cioè tu poco fa parlavi di giocatori più esperti, in realtà hanno fallito. Cioè, strano, che tra l'altro io ti devo dire che è strano, compare sempre sul tabellino della Cireale, segna. Qui purtroppo il caro Strano purtroppo non è riuscito, si è inceppato, non è riuscito a segnare, o meglio non ha segnato con quella continuità con la quale aveva segnato lo scorso anno a Palazzolo e con la quale è tornato a segnare nuovamente con la Cireale. Meglio parlando dei presenti, ecco, per non sminuire chiaramente il valore dei presenti, è evidente che, dicevi tu, nella fase realizzativa e nella fase proprio di finalizzazione questa squadra manca. Ma c'è forse anche un problema legato al centrocampo, andando proprio nel vivo Qua c'è Mattias che ha fatto anche il suo gol in eccellenza, però che, è chiaro che Mattias è un incontrista di rottura, non possiamo chiederci... Anche se ieri un grande assist su San Martino, gli dati là, quell'azione ha aperto col portiere, è andata male. Quindi devo dire che lui, anche questi spunti... Mica puoi chiederlo a lui, esattamente. Il problema purtroppo è che... gli investimenti, e questi sono gli investimenti che si possono fare per il momento a Caltanissetta. Io quando parlavo del famoso centrocampista a dicembre, che poi a un certo punto è diventato quasi un tormentone. Centrocampista. Sì. Cioè quasi, non lo so, un Peringeri, un Costanzo, cioè me l'avrebbero dato in testa, no? Cioè, vabbè, ovviamente scherziamo, no? Cioè, non è che uno lo dice perché vuole rompere le uova nel paniero, perché si vede che in effetti cioè, un centrocampista in grado di prendere in mano la squadra, di giocare, di orchestrare. Io per esempio ho visto cioè, certe squadre come la Folgore, squadre anche come la stessa Parmonval, che avevano gente a centrocampo tosta. Per carità, non è che qua non ci sia la gente tosta, però manca qualcosa questa Nissa. Secondo me, io ripeto, attenzione, questa Nissa è un valido punto di partenza per la prossima stagione. Secondo me questa Nissa con un attaccante, un centravanti fortissimo, un centrocampista, che possa quantomeno garantire... un centrocampista di spessore assoluto, è un altro juniores in difesa, può veramente farla da protagonista la prossima stagione. Sebastiano, dico, a prescindere poi dalle squadre che si incontrano, si è più volte notato che evidentemente questa squadra, la Nissa, riesce a essere grande con le grandi e debole con i deboli, facendoli anche forse uscire un po' troppo gli avversari. Ecco, secondo te, cos'è che dove bisogna lavorare? Cos'è che manca a questa squadra? Ma io ritorniamo, secondo me, alla disamina di poco fa. È una questione, secondo me, di atteggiamento, di stimoli, perché la grande squadra ti porta fuori gli stimoli in automatico. Arriva il Troina, arriva il Pacheco, dai il massimo, ovviamente. Il Licata, per non andare lontano, è un derby, è pur sempre sentito. Poi magari arriva una partita un po' più morbida, un po' più sulla carta tranquilla. Qui c'era, Sebastiano, c'era la motivazione, perché con l'Alcamo... Io non mi riferisco a partita di domenica. In generale. Nello specifico è chiaro che la partita di domenica le motivazioni c'erano, e come? Perché un vento all'Alcamo, zona playoff, eccetera. Certo, ovviamente. Io parlo in generale, tu dici, con le forti, debole. Sì, è evidente che è mancata la... Magari è un incidente di percorso fino a se stesso. Però attenzione. Però un incidente di percorso che ha praticamente chiuso le porte ad una possibile chance dove... Immagino che la società ci puntava, Mattias, perché possiamo dirlo che la zona playoff è oramai storia passata. Sì, si può dire sì. Noi inizio anno la società ci ha detto che il nostro primo obiettivo era la salvezza. Chiaro, è evidente. No? Siamo partiti con questo obiettivo. Poi, giustamente, che bisogna ancora raggiungere. Poi con i vari risultati noi ci siamo trovati in una zona della classifica importante e da dicembre in poi abbiamo incominciato a pensare ai playoff.
E forse questa cosa vi ha ci ha un po' imborghesiti. Tu dici? Però siamo alla fine qui. L'obiettivo è solo a 5-6 punti, quello dell'inizio, quindi... Certo che può. Sto girone A è strano. Perché? Togliendo... Perché attenzione, anche il Terranova gela prima di ritirarsi. Era pure una squadra di medio valore, pericolosa. Sì, sì, sì. Che era in grado sempre di impegnare chiunque. Io mi ricordo che anche il Pacheco ha sofferto. E non so se addirittura hanno pareggiato. Ha pareggiato il Pacheco. Non ricordo quel risultato. Però ne ha fatte soffrire squadre quotate. Oh, che cosa succede? Cioè, sto girone, non ci sono. Togliendo Marsala e Coso e Terranova, no? Non ci sono squadre più forti o squadre meno forti. È una classifica assolutamente allora, forte. Allora, io ti dico una cosa: se la Profavara, ti faccio soltanto un esempio, la Profavara non si fosse infortunato Scillufo, cioè guarda che c'è un attacco con Fanara, Scillufo, c'è con lo stesso Cordaro, guarda che è un attacco già quotato, assolutamente un certo sì. Livello, e la Folgore ha la sua squadra, è il Campofranco, l'Atletico Campofranco ha bloccato il Pacheco, ma tu che pensi che addirittura non avevano, il mandaggio. Tu che pensi che non avevano motivazioni quelli del Pacheco? Ha voglia dopo la sconfitta del Troina, dopo la sconfitta del Troina tu prendi anche lo stesso Mussomeli. Perché il Mussomeli è... Sì, poi è chiaro che, essendo, come dicevamo, che ogni squadra, cioè non si salva nessuno, ognuno lotta per qualcosa. La grande verità è che c'è un livello medio, sì. Un equilibrio a livello, cioè a livello medio. Io non vedo qua squadroni, eh? Cioè anche il Torino stesso, ti devo dire che, cioè, francamente, non è che mi abbia... impressionato tanto, anche sto Pacheco, sì, per carità, sì, ma il Pacheco, però attenzione, o il Troina, investimenti di un certo livello ci sono, qua investimenti, non mi risulta che ci siano investimenti, no? Non mi risulta che ci siano somme iperboliche a Caltanissetta investite, eh? Se ci fossero somme iperboliche, allora potremmo dire, signori miei, ah, beh, tu potevi prendere il centravanti, cioè, questo è un fallimento. Secondo me questo è un punto di partenza. Apriamoci anche alle altre squadre. Io direi di vedere in rapida sequenza le partite di Licata Folgore. Ahimè, era venuto ospite Simone Pardo martedì scorso e diciamo non ha portato bene. Licata ha perso in casa e Licata non si dire, allontana. Non dire che, cioè, che non ha portato bene. Non viene più nessuno. Vengo in amicizia, ci mancherebbe. Mattia, se domenica segna, quindi già te lo dico subito. Ce la curiamo. Quindi vediamo in rapida sequenza Licata Folgore e poi Mazzara Terranova, la prossima avversaria dei biancoscudati.
Se il calcio fosse una scienza esatta, certe partite probabilmente sarebbe molto meglio non giocarle nemmeno. Ma nel calcio, si sa, l'unica cosa certa è il risultato, ma solo dopo, il triplice fischio. Cari amici appassionati di sport, il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Invece, per quanto concerne la panchina del Mazara, a disposizione c'è il secondo portiere Basirico, poi Licata, Scardillo, Tinaglia, Sciara, Impeduglia e Rosella. C'è il Mazara intanto all'interno dell'area di rigore e arriva il primo gol del match, il primo probabilmente di una lunga serie. Dopo 2 minuti e mezzo si sblocca dunque il risultato qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Gaetano Lococo al Mazara, e quindi anche questo potrebbe essere un motivo in più per il Mazara di attendere quella gara con grande passione. Intanto arriva il secondo gol del Mazara, il sinistro questa volta di Gaetano Lococo, che un gesto sicuramente nobile da parte dell'amministrazione comunale, e diversi hanno approfittato di questa occasione. Ancora una volta Gaetano Lococo dal dischetto del rigore, troppo facile per lui con il piatto destro. L'apertura è sulla destra per Grippi, poi Gomez, nessuna difficoltà nel superare Tandurella, ancora Gomez all'interno dell'area, ci prova con il piatto sinistro, questa volta non c'è nessun legno ad ostacolare la traiettoria del pallone verso il fondo della rete. Il tecnico del Mazara Giacomo Modica, accanto a lui il dirigente Gerolamo Di Giovanni e il DS Nicola Ferrante. Un po' più indietro c'è anche il secondo. Intanto c'è stato il gol da parte del Mazara, un bel tiro dalla distanza che il numero uno del Terranova Gela non è riuscito a deviare fuori dallo specchio di porta. Giordano, Agate, Bettini e Impeduglia, questo l'11 scelto per la ripresa. Intanto c'è Agate all'interno dell'area con il piatto sinistro a vita facile praticamente dal limite dell'area piccola, naturalmente un rispetto per l'avversario. Ancora una volta 4 contro 1 contro 2 adesso, Mazara che si porta in avanti. Domenico Bettini punta il portiere, la conclusione, palla all'angolino. 7 le reti già rifilate dal Mazara alla formazione giallorossa. Dennis Di Mercurio adesso prova a mettersi in proprio, punta l'area avversaria, poi cede il pallone sui piedi di Agate e arriva all'ottava rete del Mazara. 90 secondi al termine, Gomez punta dritto verso l'area di rigore avversaria, c'è Sertas accanto a lui, pallone per Sertas, piatto destro di Sakir Sertas ed è la nona rete dei Canarini. Si è accomodato a bordo campo e arriva finalmente il triplice fischio. Mazara Terranova Gela finisce qui con un accenno di polemica alla fine fra Bettini e l'allenatore avversario, ma una polemica che si è placata subito, stanno cercando di chiarirsi i due. Mazara 9 Terranova Gela 0, tripletta di Lococo, 2 reti di Bettini, 2 per Agate, poi Gaston Gomez e Sakir Sertas. Ritorniamo in studio, ringraziamo intanto la società Folgore per le immagini e per Mazara Terranova, gli amici di Tele 8 TV. No, apriamoci. Dovrebbe essere Tele 9 perché ha segnato 9 gol. Sì, sono 9 gol. Mazara, quindi Tele 9 anziché Tele 8. Chiediamo a Sebastiano, poi voglio chiedere anche a Mattia se poi chi, perché il cambiato sta quasi per terminare, quindi chi realmente lo ha sorpreso, ma ci arriviamo dopo. Sebastiano, quindi abbiamo visto chiaramente queste immagini, un'elicata che è un po' come la Nissa, non riesce a dare continuità, a dare quella stoccata a questo campionato, eppure lì tante sono le pressioni. Chi ti ha sorpreso in negativo e in positivo in questo campionato? In positivo devo dire che forse il Pacheco, perché non me l'aspettavo assolutamente lì, almeno all'inizio. Il Troina tutto sommato ci può stare, io concordo con Carmelo, è un campionato molto, molto livellato, non c'è nessuna squadra che entusiasmi. Se devo prenderne una forse prendo il Pacheco. Come delusione, troppo scontato forse dire il Terranova, ma per l'atteggiamento più che altro, non,
ti ha dato anche a te l'impressione che abbia falsato il campionato? Ma necessariamente. Tu sei un addetto ai lavori. Ma necessariamente, cioè io magari qua non scopro l'acqua calda, però parliamo di Nissa. La Nissa mi sa che è l'unica penalizzata dall'atteggiamento, diciamo, del Terranova e della Lega, perché la Nissa è l'unica mi sa che ci ha pareggiato. Mussomeli ha rischiato, ha vinto in pieno recupero, poi il resto tutti hanno preso 3 punti. Alla fine sono 2 punti che alla Nissa mancano e che possono fare comodo. Lascia stare in ottica playoff che magari ancora continuava a essere aperto. Però io spero di no, spero che la Nissa chiuda i conti quanto prima, però iniziano a pesare questi due rischiano punti. Di pesare comunque. Noi, Carmelo, l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Chissà se questi due punti, questi due punti peseranno, speriamo di anche no. Però lo spettro dei due punti iniziano a farsi valere, ad appesare e pesare un attimino. Mattias, abbiamo incontrato un po' tutte le squadre. Ecco, il Troina, secondo te, a parte l'andata dove la Nissa meritava ampiamente di vincere, lo ha messo anche Pagana, però mi sa che è anche impegnata su più fronti, la Coppa Italia, che dà l'accesso diretto alla Serie D se si vince in ambito nazionale. Dico, a parte il Troina, ci sono altre squadre che io ho avuto la sfortuna di non incontrare il Troina perché stavo male quel giorno, sì, quindi è l'unica squadra che non ho visto. Squadre che mi hanno impressionato, io devo dire che l'unica che mi ha impressionato veramente è la Folgore. La Folgore. La Folgore è un bel gruppo. Sia dentro che fuori, anche qui ha giocato bene. Sì. Sono tutti ragazzi che viaggiano per un unico obiettivo e mi ha veramente impressionato. Poi di squadre che mi hanno deluso, come dice il signore qui accanto, il Terranova è scontato e sinceramente mi ha deluso pure un po' il Mussomeli. Mm. Poi si può dire che il campionato è livellato, perché siamo tutti lì, tutte le squadre che abbiamo incontrato sia dentro che fuori ci hanno, si può dire che sono state al nostro stesso livello, quindi il campionato è giusto. Poi siamo stati noi sfortunati. Qualche punto manca. Come avete detto col Terranova. Sicuramente manca, ma forse anche in qualche altra partita. Vedi Riviera Marmi, per esempio, vedi lo stesso Troina, partita assolutamente da vincere. Vabbè, condizionate dall'arbitro. Lì bisogna vedere se vediamo il rigore. Ancora lo andiamo cercando. L'andiamo a cercare. Sì. Citava Carmelo proprio il Mussomeli. Mussomeli che, ahimè, è imbelagata nelle zone basse e rischia anche di essere risucchiata. Io purtroppo aggiungerei come delusione anche l'Atletico Campo Franco. Perché penalizzata forse oltre misura dalle 5 giornate squalifica. Tragedia con i Mazzari, insomma, l'ambiente è stato un po' sconvolto. Ha certamente pesato. Però insomma, domenica ha dato un segnale importante il Campo Franco. Sì, no, ma il Campo Franco è capace di tutto, è capace di qualsiasi impresa. Io per esempio l'ho visto giocare lì a Caltanissetta, giocato una partita tosta. Cioè, la Nissa ha vinto, ma cioè non è stato facile. Sì, assolutamente ben messo. Cioè, hanno una bella squadra. Il problema è che hanno queste situazioni. Cioè, tipo, fanno delle grandi partite, dei grandi exploit, e poi improvvisamente dei frolli. Però io penso che ora con Lucio Sapia, perché Lucio Sapia è uno... Con la band di Lucio Sapia, che salutiamo. Sei l'amico Lucio, mio collega. Ex però, Mussomeli, sì, ha fatto benissimo. Mussomeli, ma Lucio tra l'altro è uomo di calcio, quindi insomma io penso che lui con la sua conoscenza e la sua competenza sicuramente sarà un valore aggiunto per questo Mussomeli. E poi certamente tirare fuori da questa situazione. E per l'Atletico Campofranco. Giustamente sai. Lucio Sapia lo associa al Mussomeli perché ha fatto grandi cose, è un po' come Gero Valenza. Sei d'accordo? Quindi è chiaro che parlando delle nissene, ecco, Atletico Campofranco e Mussomeli sono lì che rischiano. Domenica giornata importantissima per il Mussomeli contro il Licata. Ieri questa sconfitta non doveva arrivare, ecco. È stata una beffa, risultato pesante, anche perché come ha detto mi ha detto in settimana Mister Sorce, andavano là con l'obiettivo di vincere, perlomeno non perdere, per rimanere lì attaccati. Adesso 6 punti al Castelbuono sono pesanti. Domenica uno spartiacque fondamentale, giocano in casa, arriva il Licata, scontro diretto. Se vogliono evitare i playoff, devono assolutamente vincere. I playoff devono assolutamente vincere. Hanno solo un risultato. Vediamo il prossimo turno a questo punto, così chiudiamo con l'eccellenza. Folgore Alcamo, Terranova e Atletico Campofranco, Riviera Marmi Dattilo, Mussomeli Licata, Nissa Mazzara, Parma Valle Castelbuono, Marsala Profavara, Pace Cotroina. Ricordiamo che il Marsala è
praticamente matematicamente retrocesso assieme alla Terranova. Peccato che una piazza importante come Marsala viene a mancare in un campionato regionale. Vedi, per esempio, Marsala, per esempio, cioè, anche lì c'è tutta una storia, cioè, quando la Nissa l'ha affrontata ancora era cioè, competitiva al massimo. Sì, sì, sì. Poi, anche lì precisamente è scivolata completamente. Sì, sì. Anche lì la Nissa soffrì in, in anche se ci fu un gol di Firingelli che anche in quel caso, caro Mattias, io non capì, fu annullato, un gol regolare di ancora lo dobbiamo capire. Vabbè, però non stiamo lì a piangere sul, no, sul per passato, no. Perché altrimenti è chiaro che mancano dei punti, questo è sotto gli occhi di tutti. Mati, cosa dobbiamo aspettarci davanti ai propri tifosi? Intanto l'appello dei tifosi è di Fischio Finale, ci prendiamo anche la paternità dei 5 euro per l'ingresso, certo, è stato accordato, certo, dalla società, certo, quindi da qui in avanti il biglietto non sarà più da 8, da 5 euro, si cercherà di invogliare quanto più possibile i tifosi ad andare allo stadio. Certo. Mati, bisogna fare risultato. Bisogna fare risultato, noi ci proviamo sempre, ora in queste ultime 5 partite noi garantiremo di dare sempre il massimo. Poi, che posso dire per i tifosi? Mi dispiace, io l'anno scorso ho giocato qua, tutto l'anno il tifo c'era, la granata c'era e ha aiutato tantissimo. Quest'anno ci sta venendo a mancare. E secondo te questo ha pesato? Ha pesato. E la testa dei giocatori ha pesato. È chiaro che i giocatori, Sebastiano, hanno bisogno anche di questo. Ma a maggior ragione in queste categorie il tifo è... E poi il Palmindelli. Non ci sono magari peso specifico. Numeri di altri campionati, però i tifosi che ti spingono, gli ultras... È il 12° uomo in campo a maggior ragione in queste categorie. E chissà, forse anche questo ulteriore appello di Fischio Finale, i tifosi, a ricompattarsi nelle ultime partite, avanti, soprattutto nelle gare casalinghe che diventano avanti, fondamentali, avanti, perché bisogna dare una mano a questi ragazzi. Ricombattiamoci. Perché bisogna, caro Carmelo e caro Sebastiano, salvare per forza questa categoria, perché Caltanissetta ha bisogno del campionato d'eccellenza per i partiti. Quanto minimo, quanto meno. Carmelo, non so se vuole aggiungere qualcos'altro, così chiudiamo. Io volevo dire a proposito di Mattias, no? Cioè che cioè, l'anno scorso sei stato tu ad essere espulso quella volta quando hai festeggiato sotto la curva. Bognani che festeggiando è stato espulso. Però per dire, no, del grande attaccamento che voi avevate e avete, secondo me. Ma loro lo dicono sempre, l'appello lo fanno sempre di continuo. È chiaro che la gradinata ha pesato, un pezzo di cuore che hanno tolto al gruppo organizzato. Però ripeto, ancora una volta, questi ragazzi hanno bisogno del sostegno dei tifosi, anche quelli più caldi, perché è anche quello il calcio, anche quello la bellezza di questo affascinante sport. Per cui è evidente che il calore manca e ce l'auguriamo che si possa vedere nelle ultime partite. No, Mattias, tra non molto scendiamo pure in campo noi. Però non è che vi marchi tu, eh? No. Tu fammi, cioè gli dici allo curto, lasciamolo stare, che lo curto lo mettiamo là, tipo un panda a porta vuota, non segni. Porta vuota io segno. Porta vuota segno. Bene, allora. Però non mi marcare tu, perché altrimenti mi vedo la partita, c'è tanto male che mi metto là. Ti metti tu dall'altra parte del campo, va bene. Bene, chiudiamo con il campionato di eccellenza, diamo spazio ad un brevissimo break pubblicitario, poi ci occuperemo ovviamente di promozione e calcio giovanile. Ricordiamo, la Serie D non si è giocata perché c'è in atto il torneo di Viareggio, questa vetrina importante internazionale giovanile. Poi chiederemo nello specifico questa nuova realtà IEM Calcio Caltanissetta, quindi ci spiega nel dettaglio cos'è Sebastiano Borzellino. Diamo spazio alla regia. Ritorniamo per la seconda parte di Fischio Finale. Come detto, ci occuperemo del campionato di promozione calcio giovanile, però intanto una piccola parentesi anche sul campionato di Serie D, perché no? Andando a leggere quello che sarà il prossimo turno, si giocherà domenica Cavese Due Torri, Gladiator Turris, Gia Virtus San Cataldese, Frattese Castrovillari, Rende Gela, Roccella Gragnano, Sarnese e Pomigliano, Sersale Sicula Leonzio e Palmese Aversa Normanna. La classifica vede in testa la Sicula Leonzio con
con 58 punti, via via le altre. La San Cataldese è il Gela al settimo posto con 44 punti, la San Cataldese all'undicesimo posto con 35 punti. Chiediamo velocemente, ecco, un giudizio per le nissene. San Cataldese e Gela, ecco, il Gela è chiaro, una piazza importante, Sebastiano merita questa posizione in classifica e può sicuramente centrare i playoff, può giocarsela. Cosa se la giocherà, però onestamente per il momento che sta vivendo il Gela e da un paio di partite che non riesce più a ripetere i risultati di prima, onestamente non lo so se... Paradossalmente il peso del Presti si fa sentire. Cioè, paradossalmente il peso del Presti si fa sentire, ecco, nel senso non riescono a fare risultato, in casa. Sì, questo sì. Però dai, oggettivamente il Gela lì secondo me è una sorpresa, lo ha detto anche Infantino più volte, non siamo partiti con l'obiettivo di, almeno per questa stagione, di arrivare ai playoff. Eravamo lì, come lì per esempio anche lo stesso Igea, sono squadre che hanno sorpreso, sono lì quasi, non dico per caso, però non ce lo si aspettava all'inizio. Ora stanno rimontando squadre come la Turris, come il Rende, la Cavese stesso, squadre che erano attrezzate, che già all'inizio si parlava. Io giustamente si spera da Nisseni che il Gela possa farcela. Però onestamente mi sembra un po' complicato. Che forse un periodo, o meglio, una stagione di transizione per poter costruire il salto, sommato, chissà, forse anche la prossima stagione. La San Cataldese, però mai dire mai. San Cataldese sta facendo il suo onesto campionato. L'obiettivo è stato sempre quello di salvarsi. Manca poco, anche perché avranno la partita con il Due Torri, quindi sono tre punti praticamente già in cascina. Sì, come mi aveva detto Carioto giusto la settimana scorsa. 3-4 punti mancano, il campionato è durissimo, il calendario che ha la San Cataldese. Però insomma io credo che 3 punti, 4 quando punti, meno al Mazzola, ecco, possono, sì, sicuramente, anche perché comunque poi la corsa la fai anche sul Castrovillari, anche se arrivi quint'ultimo ci sono più di 10 punti abbondantemente di distanza, rischi anche appunto di non giocarli eventualmente i play-out. L'ambiente è un pochettino teso nelle ultime settimane, questo dispiace perché bisogna anche capire che una squadra giovane, una squadra al primo anno di Serie D, che sta facendo benissimo, è una contestazione che onestamente io non ho capito domenica scorsa. Mi auguro che la San Cataldese comunque riesca a ricompattarsi, a fare quadrato, uscire fuori da questa situazione, ripeto, immeritata, perché stanno facendo un onesto campionato, sono messi bene, si sono tolte la loro soddisfazione, hanno battuto la Sicula, giusto per citarne una che sta dominando esatto, il campionato. Esatto. È una squadra di tutto rispetto, la San Cataldese, pur essendo giovanissima, ripeto. Bene, andiamo con la promozione a questo punto, andiamo a leggere i risultati della 25esima giornata. Raffadale Atletico Ribera 4-0, 5 Torri Castellammare 2-0, Gattopardo Camarat 4-0, Ares Menfi Libertas 1-3, Canicattì Partinico Dace 3-0, Casteltermini Salemi 1-3, Nuova Sancis Ravanusa 5-1, Campobello Sera di Falco giocata in anticipo sabato 0-0. Vediamo anche la classifica con l'aiuto della grafica: il Canicattì in testa con 64 punti, segue il Raffadale a 58, Libertas 2010 a 52, Castellammare 45, Nuova Sancis 43, Ares Menfi 42, Atletico Ribera 34, Partinico Dace 32, Campobello 31, Ravanusa 30, Salemi 29, Camarat 27, Sera di Falco 24, Gattopardo 19, 5 Torri 18 e chiude il Casteltermini con 10 punti. A questo punto abbiamo qua, come dicevo, la voce ufficiale delle radiocronache, le telecronache del Canicattì Calcio, Sebastiano Borzellino, quindi possiamo poi approfonditamente assieme a Carmelo analizzare l'andamento di questa squadra e la partita di domenica. Però prima di fare questo, a questo punto vediamo il contributo dell'amico Silvio Di Liberto, che salutiamo con la voce di Sebastiano, che ci racconta questa vittoria netta del Canicattì 3-0 sul Partini Caudace. Vincere per ripartire, vincere per cancellare la brutta e inaspettata sconfitta di Salemi, vincere per riprendere la marcia verso l'eccellenza lontana 6 partite, forse anche meno. Il Canicattì vuole ripartire da questa sfida con il Partinico Audace, dal Carlotta Bordonaro, buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto. Sarà il Partinico quindi a giocare il primo pallone di questa partita, che comincia adesso, è arrivato il fischio, il signor Spetale, Partinico Cardinale, chiuso anche lui, attenzione alla ripartenza adesso di Cannavò, che allunga il pallone, ma già in anticipo lo mangia, vince però il contrasto e c'è l'uscita
di Funari che mette giù e poi serve bene la corrente Martino, si può distendere il Canicattì, Falsone spostato a destra, prova il destro Checchimenti, respinge in qualche modo, il pallone rimane lì, il pallone per Tarantino, giudicato in posizione regolare, Tarantino in aria, va al cross per Falsone che gira di testa, il pallone però si perde alto senza impensierire Chimenti. Tarantino si accentra, scarica per Cardinale che può anche calciare, lo fa a destro e il Canicattì in vantaggio con Cardinale al 33esimo, l'avevamo chiamato, era la sua zolla, non ci ha pensato un attimo, destro sul primo palo che sorprende Chimenti, il Canicattì la sblocca al minuto 33 con Gianluca Cardinale al 33esimo, quindi i biancorossi passano in vantaggio sbloccando una partita che stava cominciando a complicarsi. Dopo mezz'ora sottotono, destro secco, sta filata sul primo palo, Cardinale sblocca, il Canicattì avanti. Il tocco per Falsone, in aria Falsone, resiste a una carica e poi l'intervento prodigioso di Chimenti che da lì può calciare, salta l'avversario, destro largo a cercare Falsone. Pallone torna a Tarantino che finta il tiro, lascia il pallone a sette case che si accende libero Falsone, visto e servito, entra in area Falsone, gran giocata, non può sbagliare e non sbaglia e arriva il raddoppio col gol di Tanio Falsone. Grande giocata dei tre giocatori offensivi del Canicattì, il controllo di Tarantino che lascia il pallone a sette case. Palla dentro per Falsone che col controllo elude il marcatore davanti a Chimenti, non sbaglia, il Canicattì raddoppia quando siamo arrivati al 43esimo, 40 secondi, Cardinale prima, Falsone poi, Canicattì 2, Partinico 0. Arriva il duplice fischio, il signor Spetale, finisce qui il primo tempo, 2-0 Canicattì, 2-0 i gol di Cardinale e Falsone a cavallo tra il 33esimo e il 43esimo. Va campione, Funari si oppone, ha provato a sorprenderlo sul proprio palo, sette case, prova il sinistro, Chimenti facile, la tiene lì, che rientra sul sinistro, va al cross, Tarantino controlla, si gira bene, conclude alto, bella azione. Dentro ancora Iannello, dentro Tarantino, colpisce non bene. Pallone sul fondo, altra bella azione del Canicattì. Eccolo qui, sette case a giro, respinta, arriva Martino, gli si oppone ancora Chimenti. Dentro Tarantino, si chiude il triangolo, dentro Maggio, Iannello, piattone, Chimenti si oppone. Iannello. Eccolo qui, Guarnotta, può anche concludere, dentro il pallone per Pirrotta che manca, la deviazione vincente. Al limite dell'area, Iannello recupera palla, sette case che va al lancio per Pirrotta, che va via Pirrotta, in aria, arma il destro, lo chiude troppo e si perde sul fondo. Arriva il destro fuori di un niente, illusione ottica del gol. Qui rompe a recuperare palla Tarantino, occhio a Cardinale che può calciare, lo fa, c'è una deviazione da parte di Corrao. Sette case, il tocco per Iannello, di tacco, gran palla per sette case, cross dentro e il gol di Cipolla, grandissima azione del Canicattì. Sette case, Iannello di tacco, cross del numero 10 per Cipolla che da lì deve solo spingere il pallone in rete, 3-0 Canicattì che meritava il terzo gol per quanto prodotto in questi ultimi minuti, il gol di Alfonso Cipolla che va ad applaudire e ricevere gli applausi del Carlotta Bordonaro. Del signor Spetale che arriva qui, finisce Canicattì 3, Partinico Audace 0, ricordiamo la successione dei gol, Cardinale al 33esimo, al 43esimo Falsone, al 90esimo Cipolla, Canicattì 3, Partinico 0, da Sebastiano Borzellino e Silvio Di Liberto è tutto, alla prossima.
Ritorniamo in studio, quindi Carmelo, analizzando chiaramente quello che abbiamo visto, un Di Maria inedito in attacco addirittura, che salutiamo, ex giocatore della Lista, che ha fatto davvero molto bene. Di Maria anche in attacco. Dove lo metti sta? Certo, anche perché lui è molto duttile tatticamente e anche tecnicamente. Certo, il peso degli anni c'è indubbiamente, però il signor Di Maria rimane un grande giocatore. Grande giocatore nella testa. Nella testa, assolutamente. Perché, un serio professionista. Perché bisogna essere giocatori, cioè c'è una testa. Sul campo e la no, testa. Matteo. Matteo. Sì, è così. È così. Cioè, per esempio, un ruolo. Ma come fa per pietà che dice sì, un ruolo come se lui non c'è con la testa, cioè lui correrà a vuoto. Invece tu lo vedi presente in campo ovunque, ma soprattutto dove va il pallone. Interpreta le dinamiche della partita in corso d'opera, questo è chiaro. Ci vuole lucidità. Questo Canicattì, che evidentemente Carmelo poi nel dettaglio ci andremo, però dico fa un campionato a sé. Allora, il Canicattì è una corazzata. Parentesi Salemi, diciamo, però vabbè, poi. Ma lascia perdere, parentesi Salemi è un rilassamento. Un rilassamento, secondo me, dovuto un po' anche alla Coppa Italia, che c'è stato l'incontro che ha preceduto, e poi ci può stare, anche perché quando tu poi ti trovi 9 punti di vantaggio, cioè un po' di rilassamento ci può anche stare. Il discorso è che poi ci sono anche gli investimenti a Canicattì, attenzione. Allora, poi ci spiegherà esatto nel dettaglio, perché è dentro, tanto non farà sicuramente una scortesia ai dirigenti, ecco. È chiaro che sotto gli occhi di tutti gli investimenti importanti che ha fatto questa qui ci sono anche degli investimenti. C'è un tecnico cioè che conosce benissimo la categoria, molto competente. E poi soprattutto c'è una piazza che è affamata, che ha voglia, diciamo così, di calcio. O no, Sebastiano? Concordo pienamente. E che seguono, in tante anche. È chiaro, c'è un grande entusiasmo, è evidente. Abbiamo tutti questi ingredienti e poi abbiamo anche il fatto che la squadra gira. Quindi ci sono tutte le condizioni affinché il Canicattì possa assolutamente far bene in questo campionato. Era una vittoria annunciata, Sebastiano. Più che altro, verrebbe da dire, per appunto gli investimenti, per la qualità della squadra. Non dimentichiamo che è una squadra che l'anno scorso, da dicembre in poi, con Falsone, ha inanellato 16-17 risultati utili consecutivi e ha mancato una promozione in maniera clamorosa, mi verrebbe da dire. A Scordia con lo spareggio, e quindi poi la stessa squadra puntellata ulteriormente era annunciata. Infatti, ormai si fa il conto alla rovescia a Canicattì, ma lo si fa da tempo. Ecco, c'è stato il Raffadali e c'è ancora il Raffadali. Ha fatto secondo me un grandissimo campionato. Assolutamente sì. Perché appunto doveva essere una marcia trionfale del Canicattì. Per metà campionato è qualcosina oltre, invece Canicattì c'era un po' di apprensione. Esatto. Per quello che stava facendo il Raffadali. Diciamo che la gara di domenica, tu mi dicevi, si è sofferto la prima mezz'ora. Più che altro non si riusciva a trovare la linea del gol. Stranamente un Canicattì un po' sottotono nella prima mezz'ora, per come aggredisce solitamente le partite il Canicattì. Mezz'ora tranquilla, poi è normale che i giocatori fanno la differenza. La prima vera occasione, un tiro da fuori di Cardinale, ha sbloccato la partita e poi lì è stato tutto in discesa. Cardinale, gran giocatore. Pierrotta, che è piccolo. È chiaro. No, ma la forza del Canicattì lì, ieri, giusto per fare un esempio. Sono giocatori, insomma. Pierrotta è giocatore da 18 gol in campionato, ieri sei stato tranquillamente in panchina per 60 minuti, neanche te ne accorgi. Che c'è Tarantino 15 gol, Falsone 12, la classe di sette case non si discute, magari non segna, ma ti mette sempre in condizioni. Sette case che non aveva attecchito all'Icata e invece ha trovato la sua dimensione a Canicattì, Sebastiano. Sì, a Canicattì, come ha fatto benissimo l'anno scorso, si sta ripetendo. Probabilmente all'Icata non si è ambientato, a Canicattì sarà perché la piazza è entusiasta, la piazza è caldissima. C'è un entusiasmo davvero clamoroso e coinvolgente, quindi è molto più facile, secondo me, giocare in queste condizioni. Mattias, questo campionato tu lo hai disputato lo scorso anno, il Canicattì sta facendo un po' come la Nissa dello scorso anno, ha fatto un po' il vuoto da questo punto di vista. Immagini che tu hai peraltro anche ex compagni tuoi che giocano nel Canicattì, che come Bognan ad esempio, che vi sentite. Questo Canicattì oramai è, ve le spiegate, verso il campionato di eccellenza, questo è fuori discussione. Chi secondo te può entrare nel novero delle squadre che possono salire in eccellenza?
Tu pensi che Raffadali può, secondo te? Io penso che Raffadali può fare bene, sì. Noi ci abbiamo disputato qualche amichevole quest'anno. Mm-hmm. Esatto, avete incontrato anche i nemici. Abbiamo incontrato, sì, sono una buonissima squadra. Infatti meritano... La posizione classificata. La posizione la meritano, assolutamente. Il Canicattì si sapeva, già l'anno scorso a dicembre ha dato un pochettino di fastidio pure a noi, noi ci abbiamo perso. Sì, 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 sì. E con i buoni giocatori che già aveva preso a dicembre l'anno scorso, si è rinforzato con un giocatore del calibro di Di Maria o Bognani che avevamo noi, che sono giocatori, sono stati giocatori. C'era Di Franco inizialmente, che c'era poi Di Franco ha preferito, diciamo, è rimasto solo Bognani adesso. È rimasto, poi adesso solo, è rimasto Bognani. Solo Bognani. Insomma, sono giocatori, è stata una squadra costruita per vincere il campionato ed era quasi scontato che lo vincesse, come sta succedendo. Invece, Carmelo, questo Stella di Falco che fa un ottimo pareggio esterno, sta facendo, però ancora aperta, un campionato dignitoso. Ecco, un campionato dignitoso quello del Stella di Falco. Certo, forse nella prima parte del campionato avrebbe potuto fare qualcosina in più, forse alcuni risultati non sono arrivati. Tenendo conto che è una squadra molto giovane. Però dobbiamo tenere conto che la squadra è giovane, dobbiamo tenere conto del fatto che non si gioca mai a Stella di Falco. Quello è quello peso non indifferente. È un handicap notevole. Tra l'altro Stella di Falco, ti devo dire che ha anche un tifo organizzato, che segue la squadra anche in trasferte lunghissime. Sono andate a Mazara del Vallo a seguire la gara tra Campobello di Mazara e Stella di Falco, finita 0-0. Dimostrazione che c'è comunque sia attaccamento, perché la piazza ci crede. La gara è stata fatta di sabato e considerate che, pur essendo di sabato, hanno seguito la squadra. Cioè, il discorso purtroppo è che chiaramente lì c'è tutto un discorso mantenere il titolo, sì, no, della promozione, e vedere, sperare che il prossimo anno si possa tornare nuovamente a giocare a Stella di Falco. Perché se si potrà tornare a giocare a Stella di Falco, secondo me Stella di Falco, non dico che potrà fare, ma sicuramente qualche punticino in più, un po' più tranquillo, no, un po' più tranquillo, ma ecco, diciamo un po' più tranquillo, perché oggi come oggi il Stella di Falco, i punti di vantaggio da 7 sono scesi a 5 rispetto alla Gattopardo, mancano 5 giornate alla fine, il Stella di Falco deve cioè necessariamente ora fare punti, perché la Gattopardo penso che venderà cara la pelle, assolutamente. Ha cambiato un calendario facile, cioè più facile il Gattopardo rispetto al Serra di Falco. Lo so, però il Serra di Falco nei momenti più difficili riesce a esaltarsi, vero Mattias? Mattias è stato a giocare due stagioni fa. Che ti senti di dire a questa società che a te cade? Io mi sono trovato benissimo, è una società bellissima, sono tutti come una famiglia. Infatti mi dispiace la zona in classifica che hanno, però secondo me ce la possono fare. Ma sai, poi c'è Bognani che ormai è diventato un esperto in salvezze. Questo avvicendamento in panchina. Sto dicendo questo, il Stella di Falco è molto quadrato, molto attento, subisce pochissimo. E questo è in mano di Bognani. Magari non segna tanto, cioè gli basterebbe veramente fare un gol per vincere, perché parentesi Canicattì a parte pare che... Subisce poco. 4 volte mi pare hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime 5-6 partite. Però segna poco. Segna poco, è la coperta corta purtroppo, però insomma subisce poco, quindi ha il destino nelle proprie mani. Ripeto, il calendario magari del Gattopardo è più semplice, il Gattopardo poi anche storicamente negli ultimi anni alla fine si è risvegliato e ha raggiunto, è abituata tra virgolette, salvezze sperate, però credo che oggettivamente può solo buttarla via il Serra di Falco. Vediamo il prossimo turno, così poi entriamo nel vivo invece quello che è la tua attività diciamo giornalistica che hai intrapreso da questo punto di vista. Prossimo turno è Ravanusa Ares Mempi, Castellammare Campobello, Camarat Canicattì, Partini Codaggio Castel Termini, Salemi Cinque Torri, Raffadali Gattopardo, Ribera Libertas 2010 e Stella di Falco Nuova Sangis. Dunque ci aspettiamo una certo, diciamo, quantomeno all'insegna della continuità, un buon pareggio esterno. Stella di Falco è chiamato a fare risultato, a muovere la classifica, anche perché non la vedo tanto facile la cosa per gli amici della Gattopardo lì a Raffadali. Raffadali cercherà in un modo o nell'altro di vincerla, dai, non è che... Anche perché anche il secondo posto nei playoff, sì, no, caro Sebastiano, ma, è importante. Andrebbe ad evitare anche la semifinale. Sì, perché la Nuova Sangis giustamente a 43. Come dice Ciancimino, che ha preso la guida tecnica della società da poco, il Canicattì il campionato lo vincerà
Comunque, però, l'obiettivo è il secondo posto. E fare il vuoto rispetto alla quinta. Certo, l'ideale sarebbe che se i falchetti riuscissero a planare, a planare sulla Nuova Sangis. Il problema è che dobbiamo vedere cosa ne pensa la Nuova Sangis. Nuova Sangis è una bella squadra. Lo so, è una bella squadra. Quotate anche, mi pare, giocatori di esperienza. Buona squadra, davvero. Infatti, all'inizio del girone di ritorno, anzi, molti pensavano che potesse anche, non dico rientrare nel numero delle squadre di alta classifica, però comunque dare filo da torcere. È lì forse ci si aspettava qualcosina in più per quella che è stata la parentesi a gennaio, però è una buona squadra. Parlavamo del prossimo turno, in realtà ha già cerchiato il rosso fra 15 giorni, Canicattì Raffadali al Bordonaro. Lì potrebbe essere la festa, l'apoteosi. Potrebbe essere la festa, dipende come va domenica, perché anche se magari dovesse vincere Canicattì va più 9, mancano 3 partite. Non è detto che sia chiusa, ecco, quindi vincendo però domenica poi se guadagnano un punto sul Raffadali, un punto in più, allora sì, diventa il primo match ball. È quello che sognavano tutti, il passo falso al Salemi rischia di costare una grande festa, però arriverà dopo 25 anni, arriverà. Questione di tempo, ma evidentemente arriverà in questo campionato. E adesso parliamo, Carmelo, diamo così spazio anche a questa nuova realtà e poi ci apriamo al calcio giovanile, dove lì prima, seconda, terza e calcio giovanile, tutto rinviato, dove lì, caro Sebastiano, Carmelo è davvero preparatissimo. Carmelo è un maestro a prescindere. È veramente preparato e arricchisce davvero tanto questa trasmissione. Con lui 10 anni fa. Esatto, quindi conosci bene. Il primo colloquio è stato con lui. Sebastiano, allora questa nuova realtà, IM Calcio Caltanissetta, una rete nazionale, ecco, spiegaci un po', un portale, diciamo, di informazione calcistica. Sì, è un network appunto nazionale, come dice il nome stesso, IM Calcio, io sono il calcio, perché al di là della redazione giornalistica è una piattaforma in cui possono interagire chiunque, tifosi, giocatori e quant'altro. Per quanto mi riguarda, che dire, siamo una redazione, ci occupiamo di tutto quello che è il calcio locale, dalla Serie D in questo caso, perché a Caltanissetta la squadra più alta è appunto il Gilles San Cataldese, categoria maggiore, fino alla terza categoria. Ci occupiamo di tutto questo, ce ne occupiamo nel dettaglio, dando voce a quelle persone, a quelle squadre che ovviamente più delle volte sono, diciamo, dimenticate. Quindi spazio alla terza, spazio alla seconda, spazio a queste grandi squadre. Diciamo che trattiamo solo a fischio finale, diciamo, e poi... Come? Che trattiamo solo a fischio finale. Sì. Diciamo che IM Calcio CG, Calcio Caltanissetta è fischio finale. No, anche se... Sono gli unici due forse che in ambito... Diamo voce, esatto. Sì. Anche sulla Sicilia vengono... E anche sulla Sicilia, l'ha detto bene, quindi sì, come dirà Sebastiano. Niente, che dire, è un bel progetto, l'utenza sta rispondendo bene, sono molto, molto soddisfatto. Tante le visualizzazioni. Sì, abbastanza, abbastanza, a maggior ragione poi le domeniche facciamo il pienone ovviamente con i live. Perché fai live, sì. Abbiamo gente che ci collabora, anche appunto la Nissa ci collabora, San Cataldese. Comincia a rispondere, è normale che magari rispetto ad altre province sono un po' più indietro. Però la rete mi pare che è coperta, no? Tutte le province sono coperte. Come in Sicilia abbiamo Trapani, Agrigento e Caltanissetta, anzi saluto i colleghi Davide Micichè di Agrigento e Stefano Calabrese di Trapani. Lavoriamo... Che ci seguono da Trapani e Agrigento, quindi è fatto benissimo. Lavoriamo in rete, riusciamo a coprire molto bene Eccellenza e Promozione, che sono i campionati condivisi che abbiamo tutte e tre le redazioni. La Serie D la copriamo poi in maniera eccezionale perché tutte le squadre campane sono coperte, perché è un network che nasce appunto in Campania. Stiamo crescendo tanto. Io, se non vado errato, sono forse la 30ª provincia che, che apriamo a livello nazionale. È un bel, una bella sfida. Una bella sfida, ecco. Un bel progetto, molto avvincente, mi sta entusiasmando. Vediamo dove ci porterà, ecco. Complimenti. Grazie. Carmelo, allora, andiamo, quindi prendi fiato. Prima, seconda, terza categoria. Vai, Carmelo. Avanti, dai. E allora, in prima categoria il Vallelunga ha battuto nel derby provinciale fuori casa il Real Sultano 3-0 con le reti di Ribaudo e doppietta di Privitera. Una vittoria importantissima per il Vallelunga, perché? Perché il Gangi ha pareggiato 1-1 contro l'Oratorio San Giorgio e San Ciro. Quindi di conseguenza i punti di vantaggio da 5 sono scesi a 3. Quindi si è riaperto il campionato. Si è riaperto il campionato. Il Gangi, che sembrava che è sicuramente una corazzata, perché anche lì c'è
una piazza storica, no? Che vuol cercare nuovamente di tornare in auge. Sebastiano, no? Evidentemente se vuoi intervenire, perché conosci anche tu questo settore, lo puoi fare benissimo, perché Carmelo sta dicendo tutto lui. Te l'avevo detto, ma lo conosco, ripeto. Il Vallelunga evidentemente ha in questa coppia gol Ribaudo Privitera una coppia, cioè di categoria. Di categoria, e poi c'è stato lo Spartacus San Cataldo che ha perso 3-0 nell'anticipo del sabato contro l'Atletico Corleone, però mantiene tutto sommato, diciamo così, una posizione di centro classifica. Dobbiamo dire che il Real Sultano invece purtroppo è ancora penultimo in non classifica, riesce a, non riesce ancora a sboccarsi fuori. Lì ha un passo perché la salvezza ha due punti, non di più, però fa fatica. Peccato. In seconda categoria il big match tra Gemini e Sommatinese è finito 2-1 per il Gemini, per la capolista Gemini, che dunque aveva 3 punti di vantaggio e ha raddoppiato il vantaggio una partita in a più 6. Quindi, quindi praticamente chiuso. Doppietta di Scrudato per gli agrigentini, mentre per la Sommatinese ha segnato il grande Parri Dello. Ti spiego il bomber. Ti spiego perché, perché abbiamo volta segna sempre Parrenello. Sempre 22 quindi, mi pare. Quindi, no, che cosa succede? Che noi qua nel momento in cui andiamo a commentare diciamo è una gran bestia. Chi ha segnato? Punto interrogativo. Ma non che non ci siano gli altri compagni. Sì, però, perché sarebbe il gli altri compagni dico segna tu. Parrenello intramontabile hanno 3, 4 gol, 2 gol e poi segna. Avremo un giocatore. Ovviamente scherziamo. Che ha la sua storia. Noi salutiamo Totò, grande bomber, eternauta del gol, Totò Parrenello. E poi, ecco, sempre in seconda categoria, gran bella vittoria del Riesi 2002 di Davide Schittino, 3-0 sulle città di Petralia Sottana. Reti di Storelio, Ianni e di Pistone. Un 3-0 netto che rilancia decisamente la quotazione del Riesi, che ha agganciato a quota 28 in classifica sia l'Olimpica sia l'Atletico Aragona. E invece è finita male per l'Acquaviva. L'Acquaviva ha perso il derby in casa, il derby provinciale contro l'Olimpica San Cataldo 0-1 e stavolta ha segnato Alex Scarantino, ex Nissa. Ricordo un bellissimo gol di Alex aveva iniziato e cambiato a Ravanusa. Aveva iniziato e cambiato a Ravanusa, se non sbaglio. Poi sì. È ritornato a San Cataldo. Comunque Alex, ti devo dire che con l'Olimpica si sta prendendo tante belle soddisfazioni. È giusto, insomma, è giusto. Un ragazzo in gamba. E quindi di conseguenza, ecco, noi abbiamo la Sommatinese seconda a 6 punti con una gara... cioè giustamente mi facevano da recuperare. Una gara in più del Gemini e quindi insomma, però diciamo che comunque sia il campionato della Sommatinese è lo stesso un gran bel campionato, considerata che è seconda in classifica e che i play-off, cioè gli eventuali play-off, la vedranno comunque partire come protagonista. Come anche che la squadra è stata costruita in divenire, che adesso l'hanno puntellata, hanno avuto 2 squalifiche pesanti, poi nei mesi sono arrivati Alessi in porta, Cigna in difesa, Graci ha trovato una buona condizione di forma, è cresciuta nel tempo la Sommatinese. Anche Greco è tornato dall'Olimpica, insomma negli ultimi mesi hanno puntellato, io infatti mi aspettavo che forse rammarica a questo punto è doppio, perché se questa squadra forse se cominciava così, ma sai cos'è anche? La Sommatinese ha avuto 4 partite a fine del girone andata sulla carta facili, con le ultime della classe, lì qualcosa non è andato. Mancano quei punti. E in ogni caso, comunque sia, bisogna anche fare i conti con un Gemini, con un signor Gemini, che al quota il San Giovanni Gemini. È una grande piazza. Grande, storica piazza, anche di eccellenza, di promozione. Sì. È chiaro. E poi in terza categoria, caro Vincenzo, è successo qualcosa. Cioè, a un certo punto, cioè ieri pomeriggio, cioè quando è stato domenica pomeriggio, mi chiamano da Marianopoli. Mi dicono, ma scusa, ma vi resta notizia? Grande Marianopoli. Dici, ma qual è la notizia? Il Santa Caterina ha perso 7-0. Ho detto, no, vabbè. Anche io, la stessa reazione. Ti ha sorpreso anche a te. Invece, la capolista Santa Caterina ha perso 7-0 con l'Accademia Mazzarinese.
E William Narduzzo ha segnato 5 gol, una cinquina, cioè proprio ha calato una cinquina. Tipo Inter Atalanta. E la manina, un quarto d'ora. E Ciancio, non fare l'interista. non tocchiamo questa tangente. Questa settimana non ne parliamo. Chiudiamo prima la trasmissione. No, vabbè, continuiamo, anzi, oltranza andiamo. No, vabbè, ma non ci sono problemi. Prossima volta invitiamo gli arbitri. Andiamo avanti, cara Carmelo. Allora, in pratica... quindi 5 gol di Narduzzo e 2 gol di Ciancio, 7-0. Una sconfitta pesantissima, clamorosa. E il Marianopoli giustamente ha fatto la sua partita a Gela, ha vinto 3-1 con le reti di Baudo, Bullo e Viscuso. E già ti anticipo che verrà in trasmissione il presidente, l'allenatore, vediamo Costanzo il prossimo martedì. Verrà il totem del calcio manchese. Assolutamente sì, già mi ha dato la conferma. E poi per il resto, ecco, la Master Pro ha vinto 3-0 col Sant'Anna, quindi si è ripresa la Master Pro San Cataldo con la rete di Facciponte, Giambra e Lunetta. Poi il Niscemi. Questo è un capitolo purtroppo amaro. Triste capitolo. Si è ritirato perché il presidente, insomma, ritiene che non siano più le condizioni per andare avanti. Quindi il CUSN ha avuto vittoria a tavolino contro il CUSN Caltanissetta. In classifica, ora abbiamo una nuova classifica: Marianopoli a quota 29, Santa Caterina a quota 25, CUSN a quota 25, però ha già riposato. Quindi in teoria gli altri devono fare il pit stop, diciamo. Quindi chiaro. Andiamo calcio giovanile, grandissima impresa negli allievi regionali della Don Bosco Mussomeli. Don Bosco Mussomeli ha pareggiato 1-1 contro la capolista del girone F, la Meridiana Catania. Questa è una notizia, In casa della Meridiana Catania. Guardate che non è facile, perché le squadre catanesi sono a un livello superiore rispetto alle nostre. Il gol del pari è stato segnato da Messina, quindi gran bella partita da parte degli allievi regionali della Don Bosco, quindi guidati da Daniele Misuraca, che salutiamo. San Cataldese ha perso in casa al Valentino Mazzola 1-0 contro la San Pio X, mentre la Nissa è stata battuta pure in casa dal Catania 80 2-1. Tabì aveva pareggiato le sorti di questa partita, poi nel secondo tempo, dove c'è stata questa rete del Catania 80 che ha impedito alla Nissa di cogliere un risultato di parità che gli sarebbe stato utile. E ti dico in anteprima, ci può essere anche spazio per Tabì in prima squadra, te la mangio così, forse gli fanno fare il debutto. Guarda che io ti dico una cosa, occhio anche a Davis Raimondi, che è un bel giocatore. Allora, giovanissimo, è stato il pullman del Palermo Calcio al Palmindelli sabato. Sì, la CL Calcio però ha fatto la sua partita. Esatto. CL Calcio di Maurizio Salvaggio ha perso solo 1-0, segnato Vaglica contro il Palermo. E diciamo che a un certo punto ha anche sfiorato in 2-3 occasioni il gol del pari. Complimenti alla CL Calcio. Complimenti, perché chiaramente parliamo della città di Palermo. Chiaro. Rosanero, no? E sono arrivato a Caltanissetta con il pullman della società, più di 40 persone a seguito, diciamo, che è una piccola società di provincia, si può dire. Ecco. Poi abbiamo la Nissa, la Nissa di Natale Ferrante, alla guida tecnica. Il presidente si è ricalato nei panni dell'allenatore. Ma lui gli è sempre piaciuto, devo dire. Ha vinto 3-2 contro il Ficarazzi, che è squadra quotata. Ha vinto 3-2. Tra l'altro, dopo essere passato in vantaggio con Cassetti, Ficarazzi ha piazzato un 1-2 vincente. Per cui, quando mancavano una ventina di minuti alla fine della partita, il Ficarazzi conduceva 2-1. Poi però la controrimonta di Alesso è indorato, che ha dato 3 punti d'oro, 3 punti preziosissimi nella corsa verso la salvezza per la Nissa. Poi il Real Gela ha battuto 2-0 fuori casa il Santa Sofia, il Santa Sofia Licata, con le reti di Sentina e Gradito. Un Real Gela che si mantiene al terzo posto, che diventa secondo posto se consideriamo che il Città di Palermo non fa classifica. E infine
E la Sangataldese, di Totò Di Marco è riuscita a pareggiare 1-1 fuori casa con Don Carlo Lauri, allo svantaggio iniziale al gol dei palermitani, ha fatto seguito il calcio di rigore battuto dal nostro talentino Mastro Simone, un ragazzino del quale sentiremo sicuramente parlare. Bene, chiudiamo con questa ultima parentesi giovanile con il calcio. Nella terza e ultima parte ci occuperemo degli altri sport. Ci verrà a trovare il responsabile del CUSN Caltanissetta, Aurelio Armatore, assieme a un altro ospite, perché parleremo anche di LILT, una bella iniziativa con il centro tumori. E noi diamo anche spazio a queste bellissime iniziative legate anche alla sociale. Allora ringrazio l'amico Sebastiano Borzellino, in bocca al lupo perché sta venduto come voce ufficiale del Canicati Calcio e soprattutto per questo nuovo portale. In bocca al lupo. Ti ringrazio, grazie per avermi invitato, è stato un piacere, sempre a disposizione. Assolutamente, grazie. E poi salutiamo Mattias Ferraro, in bocca al lupo per domenica. Mi raccomando, facciamo bene. Sì, sì, ci proveremo a tutti i costi. Ci proveremo a tutti i costi. È d'obbligo. È d'obbligo. Ascoltiamolo. Tu gli hai dato caramello? Caramello non abbiamo dato caramello ad Alca. Caramello, no? Non abbiamo dato, è quello. Tu fatela dare una sola, la caramella di Maria che fa... Tu fatela dare una e poi ti basta. Perché una... Cioè tu praticamente fai un tiro che va a finire... Dando le caramelle non lo segnano. È un tiro che va a finire e poi... È uscito più volte questa cosa, da qualche domenica. Pensare, e ci dobbiamo pensare. Beh, dobbiamo rimediare già domenica, subito. Grazie Matti. Allora diamo spazio adesso all'ultimo break pubblicitario e poi tutto un viaggio sino alla fine con la terza e ultima parte di questo programma. Amici sportivi, ben ritrovati con la terza e ultima parte di Fischio Finale. Come detto, ci sono venuto a trovare due importanti e due illustri ospiti. Mi riferisco, con l'aiuto della telecamera, in fondo c'è il professor Aurelio Armatore, presidente del CUSN Caltanissetta. Prof, una buonasera e buonasera, grazie per aver accettato questo invito. Buonasera e grazie a voi per averci ospitato. E poi accanto il dottore Aldo Amico, referente provinciale della LILT, associazione contro i tumori, quindi è un onore averla qui ospite in questo programma sportivo. Poi molti dicono: cosa c'entra con il programma sportivo? Assolutamente sì, è parte integrante, perché questa trasmissione si occupa anche di sociale, c'è un abbinamento tra sport e anche attività sociale, come è appunto quella legata alla prevenzione ai tumori. Buonasera a voi e grazie per l'invito rivoltomi. Buonasera ai telespettatori. C'entra, e come se c'entra? C'entra per due motivi importantissimi. Il primo è la comunicazione. Oggi il 90% della prevenzione passa attraverso i canali della comunicazione e oggi ancor di più verso i canali veloci della comunicazione, di cui sta in capofila la televisione e non solo. Oggi noi della LILT abbiamo diversi canali, non solo in ordine nazionale ma anche in ordine locale. Vi dico che la LILT di Caltanissetta ha 5 pagine Facebook che parlano nei diversi aspetti di prevenzione. In diversi ambiti, sportivo. Anche in quello sportivo, ora sì. Magari nelle prossime battute specificheremo meglio. Abbiamo un portale. Perché il portale è la nostra vetrina e chi ci vuole conoscere, noi ci presentiamo attraverso il portale che è l'ILT Caltanissetta e attraverso il quale è possibile fare le prenotazioni per fare la prevenzione secondaria nelle nostre sedi, nella nostra sede e con i nostri ambulatori. Quindi la prima è questa, poi c'è una grande, abbiamo raggiunto secondo me un obiettivo ottimo, e per questo ringrazio l'amico sportivo Aurelio Armatore, perché abbiamo messo insieme tre cose, le tre S, ne abbiamo fatto addirittura un progetto che sono scuola, sport, salute all'interno di un hashtag. Abbiamo detto molte cose, forse un po' velocemente su quella S, scuola, Carmelo è professore, le tre S, salute e sport, quindi scuola, abbiamo sport. Le tre S qui oggi in studio, e questa è una cosa
sa una cosa bellissima e partirà. Entriamo subito in argomento, sì, con un evento che sarà. Vediamo anche questa, sì, bellissima locandina che ci andrà, che sarà, si svolgerà il prossimo sabato, il sabato 18, in occasione della prima giornata della settimana nazionale della prevenzione oncologica, volendo portare attraverso gli sportivi il messaggio nelle scuole. È un messaggio importante, è un messaggio, è un codice europeo contro il cancro, dove vengono decantate quelle che sono le regole generali per fare un'ottima prevenzione. Quindi, prof, sicuramente una iniziativa nobile, importante, e nasce questa collaborazione con il CUSN. Ecco, come nasce? Nasce perché ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati e poi è anche un modo per dare possibilità al movimento sportivo di partecipare per una nobile causa, che è quello della prevenzione, è quello di diffondere, di mandare un messaggio, di coinvolgere non solo gli sportivi, ma di portare dietro questo, diciamo, progetto anche gli alunni, quindi le famiglie, e possibilmente seguiranno altre iniziative per diciamo così spingere ovviamente la gente alla prevenzione e anche ai giovani, immagino, soprattutto ai giovani. L'informazione. Il CUSN di Caltanissetta si fa da portavoce, però dietro ci sono le federazioni, sì, a microfoni spenti dicevamo, sì, c'erano anche le altre federazioni. Ci sono le federazioni, diciamo, c'è la FIPAV, la Federazione Italiana Pallavolo, la FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, c'è la FIPER sia provinciale che regionale della Lape Sistrica, sì, e altre federazioni che hanno aderito assieme ad altre società sportive che vogliono anche testimoniare che al di là dello sport, al di là dell'attività agonistica che prepariamo, che diciamo così offriamo, e vogliamo perseguire degli obiettivi che permettano anche una crescita sociale alla nostra cittadinanza. Dicevamo, Carmelo, tu sei, oltre che giornalista, sei professore, è importante lavorare nelle scuole, e tra i più giovani, è da lì che parte la prevenzione. È importante perché, a mio modo di vedere, nelle scuole bisogna fare tutto un lavoro, come diceva il dottor Amico, di comunicazione e di confronto continuo, perché solo attraverso la comunicazione e il confronto continuo, secondo me, si può arrivare anche ad una crescita in termini di mentalità, perché qui è la mentalità quella che, dottore, bisogna attenzionare, cioè, perché se noi riusciamo a far capire ai ragazzi che il fumo è un alleato dei tumori, se riusciamo a far capire che un certo stile di vita sano è un alleato della salute, io penso che mettiamo a segno dei gol, dei canestri, dei punti, delle stoccate, parlando di mettendoci tutti gli sport, tutte le vittorie possibili e immaginabili, perché secondo me lo sport, come la scuola, ecco, io penso che questa vostra intuizione abbia un valore eccezionale. Perché a un certo punto creare questa sinergia, questa trisinergia tra scuola, sport e salute è fondamentale in una società come la nostra, nella quale purtroppo i parametri della salute, i parametri dello stile di vita vengono spesso messi in crisi da stili di vita sbagliati. O molto spesso diamo per scontato certe cose che scontate non sono. Purtroppo è questo. Dottore, il problema. Annuiva, quindi. Annuisco e vi devo, mettiamo un carico su questa battuta, perché non solo dobbiamo colloquiare con le scuole, ma dobbiamo colloquiare con le aziende. Se voi vedete questa locandina, le aziende che hanno supportato, che supportano quest'anno, ma l'hanno fatto anche nell'anno passato, sono tre aziende di Caltanissetta che hanno inteso, che hanno fatto proprio quella che è la prevenzione.
Vi dico che tra queste aziende c'è Caltacqua, che è stata in prima fila in questa iniziativa, ma lo è stato anche l'anno scorso e ora vi dirò come. C'è Dental Coop, che è un'altra azienda di Caltanissetta che ha contribuito in maniera determinante alla crescita della Lilta Caltanissetta, mm-hmm. quindi della prevenzione fatta dal volontariato, che ha una portata nazionale. Mm-hmm. Tra l'altro vi dico che la LILT è un'associazione che è sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica e sotto il controllo diretto del Ministero della Sanità ed è un ente pubblico. Cioè tutto quello che facciamo ha le caratteristiche e la conduzione di istituzionale. E insieme c'è la BCC San Michele di Caltanissetta. Sono tre enti che hanno voluto e che hanno promosso le iniziative della Lega e che hanno promosso queste iniziative. Vi dico di più che Caltacqua ha contribuito e ha voluto svolgere l'attività di prevenzione secondaria con i propri dipendenti, quindi mm-hmm. ha svolto questa funzione che è importante e che vorremmo che altre aziende facessero la stessa, mettessero in atto una promozione della prevenzione anche in questo senso. Comunque tu dicevi benissimo. Io penso, dottore, che anche le società sono delle piccole aziende, società sportive. Ma non c'è dubbio. Non le federazioni evidentemente questo, abbracciano quello che trovare. Il fatto perché ci rivolgiamo e perché ho voluto, io un po' l'ho accarezzato ad Aurelio. L'ho accarezzato, ma ci sono diverse società. E ho detto, Aurelio, facciamo questa cosa insieme perché diamo il terzo significato allo sport. Se esatto. Il primo significato è quello di fare il numero uno. Lo sport è in grado di fare attraverso le regole il campione. Sì, sì. D'altronde il campione olimpionico da sempre, e se chi sale nel podio più alto è quello che attraverso lo sport e attraverso le regole dello sport ti fa il primo. La seconda cosa è il grande potere educativo. Lo sport educa perché ha le regole e se tu non puoi, non puoi praticare nessuno sport se non segui le regole. Lui che è un campione di pallacanestro sa benissimo che cosa sono le regole nella pallacanestro. E la terza cosa che noi aggiungiamo con la prevenzione, ed io ne ho parlato a lungo con lui e lui l'ha detto già prima, è quello che l'attività fisica riduce la percentuale dei tumori. Sì, vi do due dati. Sì. Con la prevenzione primaria noi riduciamo dal 30 al 35% dei tumori, con la prevenzione secondaria la riduciamo, li acchiappiamo in una fase assai precoce e li guariamo. Insieme facciamo l'80-85% di guarigione. Ottimo. Volevo aggiungere una cosa. Io faccio un plauso a queste aziende, va bene, che stanno sostenendo il progetto e che possono contribuire, io oserei dire, alla quarta S, va bene, che è quella del sostegno. Del sostegno. Ecco, quindi è importante perché qualsiasi progetto, qualsiasi obiettivo, va bene, necessita di un coinvolgimento maggiore. Anche le forze imprenditoriali, chiaro, perché altrimenti è importante, diventa anche difficile fare promozione. Ecco, bisogna anche. Prof, ci spieghi tecnicamente quello che succederà il 18, ecco, nella proprio settimana, nella settimana nazionale della prevenzione oncologica. Ecco, tecnicamente per chi vuole assistere, essere presente, ecco, cosa ci sarà? C'è già un programma, c'è una riunione già fissata per le 9 del mattino. Vabbè, presso l'istituto l'alberghiero quindi poi ci sarà una, diciamo così, una passeggiata, uh-huh. quindi tutto assieme si visiteranno le scuole, si porterà questo messaggio, quindi ci sono diverse scuole, quindi liceo scientifico, classico, la verga, sarà un giro a scendere, l'IPSIA, diverse scuole e quindi poi tutto assieme si arriverà al comune, quindi dove sarà consegnato al sindaco questo. E comunque sì, il programma sarà presente nel sito, nei vari siti, quindi chi vuole assistere può certamente farlo, anzi ci saranno gli atleti che faranno, diciamo,
questo corteo, questa passeggiata, daranno certo, una certo. testimonianza. Beh. Noi ci saremo, noi di fischio finale, è chiaro che ci saremo. Ma anche sì. dell'agrario ci sarebbe. Vabbè, tu, io parlo in termini di programma, tu fai parte di fischio. Tu lo fai sotto la veste di opinionista e di fischio finale. Sto scherzando. È coinvolto anche. Ci mancherebbe altro. Dottore Pico, non so se voleva aggiungere qualcos'altro. No, aggiungere diciamo qualche altra cosa. Qualche altra iniziativa che magari intendiere. Questa manifestazione è patrocinata dal comune di Caltanissetta, il sindaco Giovanni Ruvolo, che ringrazio, è stato molto sensibile alla proposta. Non c'è dubbio che questo è il primo anno e quindi, come dire, vogliamo colloquiare con le scuole, non perché il presidente della LILT vuole entrare a scuola o vuole chiedere qualche cosa, ma perché sia una necessità della scuola ricevere informazioni sulla prevenzione. E questo deve essere una cosa sistematica. Io ripeto sempre che la prevenzione, noi medici l'abbiamo fatta all'università. E ci veniva comunicata come una cosa importante. Io provengo da una scuola assai che teneva in forte considerazione la prevenzione, perché ne aveva capito il significato in tempi ancora quando alcune caratteristiche, alcune di quelle che sono il valore della prevenzione non era ancora tutto concretizzato. Oggi abbiamo molte più conoscenze sulla capacità della prevenzione. Vi dico di più, oggi la prevenzione non solo con gli stili di vita, quindi con l'alimentazione, con i corretti stili di vita, diceva il professore, evitando di fumare, facendo dell'attività fisica, eccetera, eccetera, siamo capaci di influire su alcuni tumori in maniera significativa, ma anche perché siamo in grado oggi di cercare l'invisibile. Mentre prima il cancro noi lo dovevamo aspettare nelle forme più piccole, oggi noi lo dobbiamo cercare quando ancora non in si vede. Tant'è vero che la prevenzione è fatta su soggetti sani. Chiaro, la prevenzione per definizione sani, chiaro, non ci sono i sintomatici, certo. Quindi dobbiamo avere delle capacità non solo cliniche, clinico-strumentali, capaci di acchiappare il tumore quando siamo capaci di guarirlo. Tra virgolette, in fase embrionale. Quando siamo capaci di guarirlo. Capaci di guarirlo. E complimenti, davvero, forse una delle puntate più significative. Poi, devo dire, perché ho preso a cuore questa ed era inevitabile, quindi davvero... ci ha arricchito, dottore Amico, all'interno di questo format televisivo con delle nozioni che anche io forse molto spesso sottovaluto, ed è un messaggio importante che lanciamo, assolutamente sì. E poi pensiamo che bello, così andiamo a stringere, soprattutto non dobbiamo dare messaggi di paura. Paura no, assolutamente, assolutamente no. La prevenzione non deve assolutamente impaurire a tutte le vite che si possono salvare, ma soprattutto pensiamo anche al risparmio in termini di costi, perché queste sono anche delle malattie costosissime, dottore, che se non arrivi in tempo è evidente che diventano... il valore della prevenzione è anche un abbattimento dei costi delle cure, sicuramente. Faccia vedere il secondo. Esatto, questa è un'altra campagna che abbiamo messo in campo, la voglio fare vedere oggi perché avremo un altro evento e se ci volete invitare anche con la preside dell'Istituto dell'Ipsia Galilei, con la professoressa Schillaci, la preside Schillaci, la quale ha ospitato l'anno scorso un evento molto importante, sempre nella settimana della prevenzione, che è quella la prevenzione vola con le ali dell'arte, una foto per la vita, che è stata una coinvolgimento di tutto l'istituto ad una mostra fotografica con due temi importantissimi sulla prevenzione. Quest'anno invece vogliamo fare un evento di prevenzione con dopo aver somministrato un questionario ai ragazzi per individuare i soggetti che sono maggiormente a rischio e sottoporli poi a visita e a dermatoscopia per la ricerca di eventuale malattia. Bene, quindi assolutamente tante attività in cantiere, quindi complimenti.
momenti non state assolutamente tanta fermi. Prevenzione, tanta prevenzione, tanta salute. Che bello, dobbiamo chiudere appunto per trattare allora, lo sport. Io direi, chiudere con tre notizie. Situazione un po' più leggere, una dottore. Una di basket, caro Aurelio, qua c'è in vista un possibile derby tra Cusne e Invicta in Serie D, lo vogliamo questo derby. E allora, nella gara di andata tra la Virtus Trapani e l'Invicta 93-100, l'Invicta si è imposta 77-76. Che cosa succede? Che si gioca al meglio delle tre partite. Se giovedì prossimo alle 19.30 l'Invicta riesce a battere la Virtus Trapani, si salva direttamente. Si salva direttamente. E noi lo speriamo tantissimo. Assolutamente, per il movimento di seno. Per il movimento ciclistico di seno. Ci sono le condizioni, però bisogna prestare attenzione massima perché non bisogna sottovalutare. No, assolutamente, assolutamente. Pallavolo femminile. Vittorie sia per la Niche contro il Solo Sport 3-1 nel girone B, sia per il Volley Gela 3-1 fuori casa contro l'Ora Don Bosco di Caltagirone. Entrambe sono quarte nei rispettivi gironi. Infine, un'ultima notizia di nuoto. Chiudiamo con Riccardo, nuoto. Riccardo Lo Cicero, piccolo grande campione Serra di Falchese, è laureato campione regionale nei 200 e nei 400 stile libero nei campionati FIN che si sono tenuti a Ragusa. Ottimo, due medaglie d'oro, poi ha vinto anche una medaglia d'argento nei 200 dorso e una medaglia di bronzo nei 100 dorso. Complimenti quindi per il nuoto, sì. Professore, volevo aggiungere, così chiudiamo. Parlavi di volley femminile, ma anche il volley maschile ha fatto la sua parte. Sì, 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 e io lo so, aspetta che lo dico io. Lo trovo impreparato. Il Cusne ha vinto 3-0 ed è secondo in classifica perché è stato battuto soltanto a Raffaele. Quattro gare, ne ha vinte tre. Ottimo. E ne ha perso soltanto una. Esatto. Va bene, professore. Il femminile siamo ancora in lotta per andare in Serie B. Noi diciamo che del Cusne ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora, quindi non abbiamo dato spazio all'ambito sportivo. No, ormai del Cusne sappiamo tutto. Diciamo con la presenza del Presidente, ma perché abbiamo ovviamente dato priorità ad una informazione che è legata chiaramente alla prossima attività. Noi abbiamo avuto anche Piero Mappana. Bene, con questo è davvero tutto. Allora, complimenti, ringrazio il dottore Amico, Presidente Provinciale della Lilt. Nobile iniziativa, continuate così, è importante il vostro lavoro di prevenzione e di spinta alla prevenzione nelle scuole. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Io dico segnate. Assolutamente. Cerchiamo di vincere tutti insieme. Questa partita. È la partita più importante, è la partita più bella, è la partita vogliamo sempre vincere. Grazie prof, complimenti per quello che state facendo dal punto di vista sportivo, per dare diciamo ancora vita allo sport a Caltanissetta in ogni ambito, perché il Cusne lo fa in ogni ambito. Grazie Carmelo, noi ci vediamo martedì prossimo con tanto piacere. Salutiamo il grande popolo di Fischio Finale e speriamo di potervi raccontare altre belle emozioni in nome e per conto dello sport. E intanto speriamo di averli emozionati anche oggi con questa puntata. Davvero grazie, ricordiamo la replica mercoledì pomeriggio subito dopo il TG e ovviamente il live attraverso il canale social di Facebook, e siete davvero in tanti che ci seguite attraverso questo canale social. Grazie ancora, a martedì prossimo con Fischio Finale.